verso il nord rispetto ovviamente alla Calabria. C'è Guido, buongiorno Guido. Buongiorno Enrico, buongiorno Paolo. Buongiorno. Ciao Paolo, volevo sapere come stai soprattutto. No, meglio, grazie, molto meglio, ho ripreso gli allenamenti con il gruppo e quindi sono contento. E io sono il presidente del Juventus Club qui di Ancona, siamo un 150 tifosi, il nostro club è nato nell'aprile dell'84 e ti volevo chiedere Paolo, come si sente nel vedere la propria squadra dal di fuori? Infatti in questi mesi mi sono un po' immedesimato nella parte del tifoso. Non è facile, comunque a volte c'è più sofferenza da fuori che in campo. Ti capisco. Scusa, un'ultima domanda. Da ragazzino, siccome c'ho mio figlio che gioca a calcio, ha 11 anni, no? Alessandro, da ragazzino per chi ti fai e qual era il tuo idolo? Chi era il tuo idolo? Ma sicuramente sono sempre stato bianconero io. E comunque ai tempi c'era Zidane, c'era Roberto Baggio agli inizi, diciamo, e poi sicuramente comunque il capitano Alex che insomma ho sempre seguito anche fin da piccolo. Mi ha fatto un po' di effetto vedere le immagini del derby per la SLA che è stato giocato allo Stadio Olimpico di Torino, giocare col vedere cross di Zidane, tocco di tacco di Pavel Nedved che è stato tra l'altro anche il tuo ex compagno, non sarebbe stato male avere tutti e due i compagni insieme nella stessa squadra, a livello di fantasia saremmo andati molto bene. Due grandi campioni e l'hanno dimostrato anche in una partita insomma per beneficenza. A proposito di tanti complimenti, parlavamo prima di quelli di Mister Del Neri durante la stagione in conferenza stampa, anche Pavel Nedved ha sempre parlato molto molto bene di te, siete molto amici? No, sicuramente con lui c'è sempre stato un bel rapporto, io l'ho sempre preso come esempio perché lo ritengo tale insomma per il suo modo di fare in campo e fuori, e quindi per me è sempre stato un riferimento. Un campionissimo assolutamente Pavel Nedved che ovviamente salutiamo. Ultima domanda da parte di Juventus member che ci chiedono quanto hanno pesato il tuo infortunio e quello di Quagliarella secondo te nell'economia di questa stagione. Flavio te lo chiede. Ma questo non lo so, sicuramente stavamo giocando, eravamo in un buon momento, però comunque la Juve ha tanti giocatori, sono tutti validi, quindi comunque insomma i problemi sono sempre, penso, generali, non si può pensare solo a una persona o due persone. Abbiamo sentito tante persone chiamare da ogni parte d'Italia, adesso torniamo nella nostra Torino dove c'è Francesca. Ciao Francesca! Ciao, ciao! Una voce squillante! Pronto? Prego, prego, siamo tutti qui per te! Io volevo fare una domanda personale a Riceglie. Sì. Volevo chiedergli che cosa avrebbe fatto nella vita se non avesse sfondato come calciatore. Molto interessante Paolo. Bene, no, ma sicuramente avrei continuato gli studi. Mi sarebbe piaciuto probabilmente fare architettura perché insomma ho la passione per le case, per i progetti, per le idee, quindi questa può essere una strada, diciamo, che avrei potuto prendere. Un architetto mancato, Paolo, dicevi, questo non ce l'avevi ancora raccontato, molto, molto interessante. Grazie mille. Allora Francesca da Torino, ci scrivono anche dalla Sicilia, per la precisione da Enna Antonello, c'è un giocatore dello spogliatoio attuale al quale sei più legato Paolo? Ma forse con Giorgio Chiellini, con cui ho condiviso già da tre anni quasi la camera, quindi con lui sicuramente c'è un bel rapporto, ci conosciamo da tempo. Come sta Giorgio in questo periodo? Abbiamo saputo ovviamente è fuori dal campo, rientrerà probabilmente per la gara con il Catania, come sta gestendo secondo te questo suo recupero? Ma sta recuperando, ha avuto qualche problemino, anche lui è in procinto di rientro. Marta da Roma invece ti chiede una domanda sul mister, su Mister Del Neri, molto molto semplice. Mister Del Neri, che allenatore è? Secondo me è un allenatore molto preciso nei dettagli, molto, ci chiede molta precisione soprattutto nella fase difensiva, molto, e secondo me i particolari comunque fanno la differenza, quindi il lavoro suo è molto importante perché a volte basta un metro, un passo a destra, a sinistra e può cambiare un'azione. Tanti tuoi compagni hanno detto che è un allenatore anche molto carismatico, è così? Sì, no, sicuramente riesce sempre a darti lo stimolo giusto per affrontare l'avversario. Torniamo sotto la mole perché c'è Federico, ancora una telefonata da Torino dopo quella di Francesca. Ciao Federico! Sì, ciao, ciao, tutto bene? Tutto benissimo. Bene, bene. Paolo, è tutto per te. Paolo, sta bene? Allora, volevo sapere, prima cosa, come stava?
sto perché quest'anno io vado sempre allo stadio, sono un tifosissimo e non l'ho ancora visto. Sta bene, l'ha già detto più volte, sta molto bene, sta recuperando. Hai un'altra domanda? Sì, un'altra domanda a bruciapelo, volevo sapere di dov'era. Di Aosta. Dove? Valle d'Aosta, Valle d'Aosta. Valle d'Aosta, Valle d'Aosta, allora volevo sapere, ma tu sci o che altri sport fai? No, io sciavo da bambino, poi ho dovuto smettere perché è comunque uno sport troppo pericoloso per noi che giochiamo. Per forza di cose ovviamente che non si può naturalmente rischiare durante la stagione, ma neanche quando si è fermi. Grazie ancora, allora ancora la telefonata da Torino, torniamo a dialogare con voi anche attraverso le mail. Chi è secondo te il terzino sinistro più forte del mondo in questo momento? Arriva da Siena, una terra che tu conosci molto molto bene, ti scrive Matteo. Ma probabilmente mi piacciono molto i terzini di Manchester e Chelsea, Ashley Cole e Evra. Che sono terzini che corrono sì, moltissimo. Fanno bene tutte e due le fasi, molto spinta, bene, mi piace. Non a caso giocano in due squadre assolutamente speciali. Paolo, il 24 di maggio la Juventus sarà per l'addio al calcio di Gary Neville a Old Trafford a Manchester, anche se pure in amichevole sono stadi sempre particolari, no? Dove andare a vivere una bella notte. No, sicuramente, sarà sicuramente una festa, quindi sarà una bella partita, comunque sempre un'esperienza, insomma. Importante. Che non c'è nulla da amichevole, nel senso che poi lì si gioca veramente, ovviamente per vincere. Ovviamente per vincere. Una domanda su un tuo compagno di squadra, ovvero Alessandro Matri, ce la pone Patrizia da Siracusa e ti chiede se te lo aspettavi così forte, Alessandro. Ma sicuramente a Cagliari aveva dimostrato insomma di poter fare molti gol, però è ovvio che quando si arriva qui comunque le cose sono diverse, le difficoltà sono maggiori e lui comunque sta dimostrando di essere un attaccante importante con i suoi gol importanti. E aspettiamo ovviamente le combinazioni tra te e Alessandro Matri, perché uno molto forte di testa ed uno capace ovviamente di cogliere al meglio i cross di Paola. Andiamo in Toscana a Lucca, dove ti chiama e vuole parlare con te Roberta. Ciao Roberta. Ciao a tutti e due. Ciao. Complimenti a Bruno per la telecronaca. Grazie mille. Ciao. E niente, a De Gegli, ormai le domande che gli volevo fare io le hanno già fatte. E comunque sono molto contenta che torni a giocare. E se può fare un saluto alle mie figlie, perché loro sono grandi tifose, ma non vogliono mai parlare perché si vergognano, e tocca sempre a me e alla mamma. Allora Paolo, è tutto tuo il saluto per le figlie di Roberta. Faccio un grande saluto a loro e niente, speriamo magari la prossima volta di parlare con loro. Parlare direttamente con loro, di vincere questa timidezza, da mamma devi dirglielo assolutamente, qua siamo una grandissima famiglia, ogni venerdì c'è un giocatore nuovo, quindi dovranno prima o poi vincere l'imbarazzo. Grazie mille, molto cordiale, molto gentile. Come sempre continuiamo con la lettura delle tantissime domande che sono arrivate quest'oggi per Paolo. Chi è stato l'allenatore più importante della tua carriera? Giulia da Sassella, ci hai già raccontato di Schincaglia e di Gentile nel settore giovanile, invece successivamente tra i prof? Ma diciamo che non posso dire un nome, perché comunque ogni allenatore mi ha lasciato qualcosa, quindi ho avuto la fortuna insomma di lavorare con allenatori che mi hanno sempre insegnato qualcosa, quindi da ogni allenatore ho cercato di prendere qualcosa per poter migliorare. A proposito proprio di allenatori, tu nelle ultime due stagioni ne hai avuti tre, Ciro Ferrara, Alberto Zaccheroni e Gigi Del Neri. Andiamo a vedere proprio quest'altra domanda in grafica che ti chiede se hai notato differenze nei metodi di allenamento dei tre tecnici. Sì, beh, sicuramente ogni allenatore ha la sua metodologia. Quest'anno diciamo che si lavora molto sulla fase tattica, sulla fase difensiva, di gruppo, mentre magari l'anno scorso si lavorava più su altre cose, quindi sicuramente ogni allenatore ha le sue idee e il suo modo di trasmetterle alla squadra. Ultima telefonata per quest'oggi direttamente dalla Sicilia, un posto meraviglioso, capitale per un giorno appunto dell'Italia, da Salemi ci chiama Vito. Ciao Vito. Ciao grande Enrico, come stai? Ciao, tutto benissimo, grazie. Prego, domanda per Paolo, che siamo quasi in chiusura. Ok Paolo, voglio sapere una cosa, che significa il settore giovanile della Juventus e quale consiglio daresti ai bambini che si accingono a affrontare la trafila del settore giovanile? Un grande abbraccio, ciao. Grazie, ciao Vito, grazie mille. Domanda di chiusura sul settore giovanile.
No, il settore giovanile è molto importante perché comunque permette alla società di tirare fuori dal proprio vivaio magari i giocatori. Però se devo dare un consiglio dei bambini, posso dirgli di non pensare in prospettiva al calciatore, diventare calciatore, di farlo come professione, ma di farlo per divertimento e per puro gioco, perché comunque ci sono molte difficoltà, non è facile, quindi quando si è piccoli bisogna tenere aperte le più strade possibili, quindi il calcio deve essere primariamente un gioco, un divertimento. La chiusura ideale di questa puntata di Filo Diretto, sei come sempre stato molto molto gentile e cordiale, grazie a Paolo De Ceglie, grazie a voi che ci avete seguito così tanto numerosi, ovviamente buona continuazione con i programmi di Juventus Channel.